Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff Ultimate Team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Harry Kane versione TOTS, attaccante inglese del Tottenham che ha disputato un'altra fantastica annata come quella lì dell'anno scorso, se non migliore, ed ha ricevuto questa carta TOTS 93 che sulla carta sembra bestiale ed lo è comunque anche in game perché è davvero molto molto forte ed è una vera macchina da gol. Infatti vedete dalla clip mi ha segnato davvero tantissimi gol. Però comunque, secondo me, prima di iniziare a recensirlo per bene, vi dico subito che a parere mio non vale i 440.000 crediti che costa in questo momento, perché i 440.000 crediti sono davvero una cifra enorme quest'anno su questo FIFA 16 e sono davvero troppi per Kane, calcolando che comunque la versione 81, cioè quella lì in IF upgrade, è molto molto forte lo stesso. Però adesso possiamo passare a recensire per bene Harry Kane. Guardiamo subito le sue statistiche sulla carta. Troviamo 93 in overall, 83 velocità, 92 dribbling, 95 tiro, 55 difesa, 86 passaggio e 91 fisico. Sulla carta le statistiche molto molto buone. E infatti queste statistiche, diciamo, si dimostrano anche in game, che adesso le andremo a vedere. L'83 di velocità diventa 78 accelerazione e 86 velocità scatto. La velocità non la inserisco né 3 né 3 contro perché secondo me 78 di accelerazione è troppo troppo poco e lui quando partirà in velocità, se non siete bravi nel dribbling, verrà fermato e non riuscirà a raggiungere la sua velocità massima e quindi non riuscirà a scatenare quell'86 di velocità scatto. Passiamo adesso al dribbling, 92 sulla carta diventa 84 agilità, 72 equilibrio, 98 riflessi, 94 controllo palla e 93 dribbling secco. Il 94 controllo palla, abbinato comunque all'ottimo fisico di cui parleremo tra poco, lo rendono praticamente infermabile facendo il dribbling con le levette L2R2, cioè quello lì di cui trovate il tutorial proprio sul nostro canale, fatto dal nostro Matteo. Quindi dribbling si può inserire nei contro. Passiamo adesso al tiro, 95 sulla carta diventa 99 posizionamento, 99 finalizzazione, 93 potenza tiro, 86 long shot, 81 tiri al volo e 94 calci di rigore. Ad essere onesto, anche se mi ha fatto davvero tantissimi gol, questo 99 di finalizzazione, questo 99 di posizionamento e questo 93 di shot power non si sentono molto in game, perché davvero non lo so, mi ha fatto tanti gol ma me ne poteva fare tanti di più. Cioè, davvero mi poteva fare anche 5-6 gol a partita, però mi ha sbagliato delle cose assurde. Quindi, ovviamente, però il tiro va nei pro, perché comunque non si può non mettere il tiro di questo giocatore nei pro, ma comunque diciamo, in game non dimostra tutti questi valori altissimi che possiamo leggere tra le sue statistiche, soprattutto il 99 di posizionamento è praticamente annullato dal suo work rate salto alto, che purtroppo è un contro, e comunque dalla sua velocità non molto elevata. Perché diciamo, avendo alto alto in work rates, lui molto spesso verrà a prendersi la palla molto basso e quindi diciamo non riuscirà a raggiungere di nuovo l'area di rigore e quindi a sfruttare il suo posizionamento. I valori difensivi non ci interessano molto, c'è cioè solo questo 99 di velocità di testa che non l'ho sfruttato molto perché sapete bene che io non amo giocare di testa su questo gioco, però comunque un valore molto molto buono. Passiamo adesso ai passaggi, l'86 sulla carta diventa 86 visione, 84 cross, 89 punizioni, 88 passaggi corti, 77 passaggi lunghi e 83 effetto. L'effetto è molto buono, questo qui ad esempio è un valore basso, tra virgolette, sulle statistiche, però in game ne dimostra molto di più, infatti ad effetto mi ha fatto davvero dei bei gol. In più le punizioni sono davvero ottime, me ne ha fatto una davvero molto bella e quindi la precisione su punizioni può essere un pro di questo giocatore, mentre invece gli altri passaggi, diciamo, tranne i corti che sono abbastanza buoni, non li sfrutterete molto perché ovviamente con Kane non andrete a crossare, ma bensì gli darete la palla in aria possibilmente e lui poi andrà a finalizzare l'azione. Passiamo adesso al fisico, il 91 sulla carta diventa 77 elevazione, 96 stamina, 91 forza fisica e 85 aggressività. Sul fisico nulla da dire, è ovviamente un pro, è davvero praticamente un carro armato, un giocatore infermabile sul piano fisico. In più questo giocatore ha un work rate di alto alto, come ho detto prima, che purtroppo è un contro. In più ha 3 stelle piede debole e 3 stelle skill. Diciamo che le 3 stelle piede debole sono un contro anch'esse, perché diciamo è una mancanza, perché un giocatore con questo tiro, diciamo un giocatore del genere,
se avesse avuto 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, scusate, sarebbe stato davvero molto molto forte. Però comunque, diciamo, non sono le stelle piede debole che vanno a rovinare, diciamo, il suo rendimento. In più, sulle 3 stelle skill si può passare avanti, perché comunque lui è un bestione, quindi può anche fare a meno delle skill. Adesso possiamo fare un ripiro tra pro e contro. Tra pro troviamo il dribbling, soprattutto quello lì esperto con le levette, il tiro, le punizioni, l'effetto e il fisico. Tra i contro troviamo le 3 stelle piede debole e il work rates di alto alto. Detto questo, questo video può finire qui. Vi lascerò like, a commentare con i vostri pensieri su Harry Kane, Tots, se l'avete provato. Ed Erco per lo staff del Team, fidatele tutto, ci vediamo nel prossimo video. Bella!